abituati ad ogni sorta di narrazione, letteraria, informatica, mediatica, teatrale o cinematografica, su pagine di carta o su schermi, anche in formati tridimensionali che ci accerchiano e ci inghiottono, gli spettatori moderni guardano le figure austere e le storie dell'arcana pittura di Giotto da lontananze ormai rispetto a quella che in passato aveva separato il mondo medievale dall'era moderna. Eppure, infallibilmente, il racconto giottesco cattura lo sguardo e va a toccare le corde profonde della sensibilità dello spettatore, sia esso più o meno disposto, preparato o colto. Moltissimi sono gli studi specialmente dedicati alle due grandi opere narrative di Giotto, il ciclo di Assisi e quello di Padova, che sono le due palestre del nascere di una nuova civiltà figurativa, l'una subito prima, l'altra subito dopo la soglia dell'anno 1300. Diciamo subito che Giotto è narratore sempre, sia che si misuri con grandi cicli ad affresco, sia che si impegni nella fabbricazione di oggetti liturgici, pale d'altare, croci dipinte, ovviamente di natura ed intenzione specificamente iconiche. Sia anche quando sceglie un singolo episodio storico e lo trasforma in una sbalorditiva messa in scena di eventi e di emozioni. Quali sono dunque gli ingredienti di questa vocazione al racconto che distingue Giotto da qualsiasi precedente artista medievale? Potremmo forse riassumerli in due punti essenziali o in due gruppi di fattori che ovviamente poi nelle sue opere si intrecciano e dialogano l'uno con l'altro in un nesso organico ed impeccabile. Il primo ha a che fare con lo spazio della narrazione, e include quindi la scenotecnica di ogni episodio, riquadro, gli elementi architettonici e paesaggistici dell'ambientazione, la gestualità dei personaggi, ma ha anche a che fare con lo specifico spazio che accoglie il dipinto, quindi lo spazio liturgico di una chiesa o di una cappella, con le sue necessità e abitudini. Infine, ha, quale protagonista assoluto, lo sguardo dello spettatore, la cui posizione rispetto al dipinto ne permette la lettura e la comprensione, situando l'osservatore nel cerchio magico della narrazione stessa. Come se fosse possibile entrarvi e partecipare a quello che Giotto racconta. Il secondo macro fattore attiene invece all'interesse che Giotto manifesta verso la psicologia umana, verso gli affetti, le emozioni, le reazioni dei personaggi agli eventi raccontati, tanto da costruire un vero e proprio tessuto di interazioni psicologiche tra le figure dipinte, che così sembrano vere e umanissime, come mai prima nella pittura a soggetto sacro o profano. Il tempo del racconto, questa dimensione impossibile prima del cinema, emerge da questo incrocio di elementi affidato all'immaginazione dello spettatore che viene guidato, orientato, sospinto e che con la sua memoria, le sue associazioni visive e mentali, il suo sapere e la sua immaginazione ricostruisce lo svolgimento dell'azione che il pittore in realtà rappresenta solo scegliendone il momento chiave e più drammatico. Questo insieme di elementi è già tutto nell'opera con la quale Giotto fa letteralmente irruzione nella scena pittorica del suo tempo, scegliendo il luogo più rivoluzionario e più centrale del 200, la Basilica di San Francesco d'Assisi. Essi spiccano con il loro fondo rosso e caldo nel contesto degli altri riquadri del ciclo, più convenzionalmente a fondo azzurro, e si impongono per la struttura compositiva binaria con cui è raccontata la storia di Esaù e Giacobbe,
non a caso gemelli. In ambedue i riquadri, ambientata nell'identico spazio, la camera da letto del vecchio Isacco, semisdraiato sul letto e accecato dal tracoma. Le due scatole spaziali che ospitano i personaggi sono tra loro identiche. E replicata quasi identicamente è la figura del vegliardo Isacco disteso sul letto, la cui diversa gestualità, tuttavia, proteso verso Giacobbe nella prima scena, in atto di tirarsi indietro da Esaù nella seconda. Suggerisce per l'appunto lo svolgimento temporale dell'azione, quasi secondo il sistema dei minimi spostamenti delle sagome, tanto più tardi adottato dai cartoni animati. Gli altri personaggi invece ruotano. Dal colorito racconto biblico vengono estratti i due momenti di più acuta drammaticità. Uno stratagemma questo che suona quasi come una firma autografa del maestro, che per tutta la vita seguirà questo principio guida, mutandolo ed arricchendolo via via. Il primo riquadro mostra i due congiurati, Rebecca e Giacobbe, davanti al cieco Isacco sorretto da dietro da un'ancella. Madre e figlio, protagonisti attivi dell'azione, sono immediatamente visibili in quanto tali, inquadrati dalle tende, che si aprono attorno a loro come rivelando gli attori di una scena teatrale. Il ruolo decisivo di Rebecca si vede chiaro dal suo gesto, è lei che apre la scena sollevando la tenda. Giacobbe è aureolato e ha lo sguardo assorto e sereno, come chissà di essere il prescelto dalla provvidenza. Dietro di lui, Rebecca, ha occhi acuti e intriganti, forse un po' maligni, come se il pittore non potesse esimersi dal giudicare il suo ruolo di traditrice di uno dei suoi figli. Il nodo narrativo del racconto è visualmente espresso nell'intrecciarsi delle mani di Isacco e di Giacobbe, una specie di viluppo inestricabile che suggella la scelta della provvidenza, attorno al quale le figure sono come immobili, ognuna stagliata nel compito cui è destinata. Nell'altro riquadro, invece, sembra che un vento impetuoso abbia messo in moto uno spazio centrifugo, il cui perno, più ancora che la figura di Isacco, è l'immota figura dell'ancella. È un'invenzione sublime, degna di una tragedia greca, consegnata al centro della rappresentazione assorta e come priva di sentimenti. Da lei si sviluppano le direttrici che reggono la schema della composizione. Sulla sinistra Esaù, proteso verso il padre, con la sua inutile scodella di cibo. Il padre, che si ritrae da lui sulla destra, le due centrifughe di Rebecca che fugge verso il vuoto del fondo, lasciandosi cadere la tenda sul capo, come se l'atto della tragedia, da lei aperto, sollevando la medesima tenda, ora si stia chiudendo. E di Giacobbe, oggi quasi cancellato dai danni all'affresco, ma ancora discernibile, che oltrepassa la soglia della stanza del padre e fugge per mettersi in salvo dall'ira del fratello. Questa capacità di estrarre da qualsiasi materiale letterario e da tutti i precedenti figurativi il nucleo drammatico più acuto di ogni episodio e di saperlo comunicare, non affastellando dettagli, ma puntando su una concentratissima significatività della composizione e delle figure, è il filo rosso che lega tra loro le opere della carriera giottesca. E nonostante il dato pratico e reale legato alle circostanze della produzione e dell'organizzazione del lavoro medievale. L'autografia di Giotto, insomma, va cercata quasi più nell'invenzione rappresentazionale e drammatica che nel dettaglio pittorico, pur in genere stratosfericamente alto. La partecipazione di aiuti e assistenti, più o meno ampia a seconda delle occasioni, deve essere resa necessaria molto presto, già subito dopo le storie di Isacco che con la loro impressionante qualità devono aver sancito il successo del maestro, a cui venne immediatamente affidata la regia del cruciale ciclo delle storie della vita di San Francesco, sottostante a quello testamentario nella navata della Basilica.